di Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Pace e giustizia. I peccatori, gli scarti umani, erano affascinati da Gesù perché si sentivano accolti, amati, mai giudicati. Alle persone pie, religiose, che li schifavano, Gesù racconta tre parabole sulla misericordia di Dio che ascoltiamo in questa 24esima domenica del tempo ordinario. Dio, come ogni innamorato, è folle, imprevedibile, è padre e madre, è il pastore che lascia 99 pecore per cercare quella perduta, è la donna che ritrova una insignificante moneta e chiama tutte a far festa, è il padre che accompagna verso la perdizione il figlio che se ne va di casa per riabbracciarlo quando torna, neppure pentito, che ama pure il figlio per bene, che non ha capito niente dell'amore. Quando leggo queste parabole mi rendo conto che ho capito poco o nulla del Dio di Gesù Cristo. E Gesù stesso è stato ucciso per queste idee scandalose su un Dio che fa piovere sui buoni e sui cattivi. Ad Antonello, avvocato, chiediamo se possono andare a braccetto misericordia e giustizia. Misericordia e giustizia sono indubbiamente due virtù che all'apparenza possono entrare in conflitto. In realtà la misericordia molto spesso viene identificata con un perdono totale, anche se anche nella religione, ecco, il perdono è subordinato al pentimento. Però ci può essere un'amministrazione della giustizia terrena, utilizzando la misericordia, quella misericordia che si può utilizzare nella mitezza della pena, in una pena che sia giusta, equilibrata, e soprattutto nella funzione della pena può essere utilizzata, ecco, perché se noi nell'applicare una pena non cerchiamo vendetta, ma cerchiamo riabilitazione, proprio una funzione rieducativa della pena, ebbene in quel caso, ecco, la misericordia nell'applicazione della pena sta nel raccogliere la pecorella smarrita o il figlio prodigo che ha sbagliato, ma che attraverso l'espiazione di una pena, un percorso rieducativo, rientra nella società a pieno titolo. Questo, anche se non è perdono, sicuramente è misericordia, una misericordia che fa bene a tutta la società. Ecco, ed è proprio l'abbraccio della misericordia di Dio che ci restituisce la gioia di vivere. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.